Eccola. Ok, ci sono. Ciao. Ciao Bea. Ci senti? Vedete? Sì, molto bene. Ti vediamo, sei super bella, devo Ciao, dire, ciao a tutti. buona, guardali che roba. Come va con Azzurra? Vi vedo lì. Ci vedi? Ma ci senti? Ci Ormai vedi non e sento, non si vede niente. non ci vedi? Nulla. Ah, allora facciamo una cosa, Beatrice. No? Allora, riproviamo a collegarci un attimo, va bene? Non ci sente, quindi è inutile che io le chieda se ciao Bea, tre figlie, sei meravigliosa, dice Alessandra, guarda, guarda quanta gente. È già connessa Isabella, Bea, sono Adri, mi saluti. Si vede, sì, noi l'abbiamo vista, ma Beatrice non vedeva. Riproviamo a collegarla. Riproviamo un secondo a collegarla. Al momento non la vedo nelle richieste. Comunque, insomma, intanto è importante anche ricordare, mentre aspettiamo che Beatrice si colleghi, Isabella, ricordiamo Ricordiamo i i premi. premi. I premi, Allora, sì. i premi sono dei premi straordinari perché è un concorso appunto internazionale. I primi tre vincitori vinceranno 10.000 dollari più il P40 Pro, più l'attestato ovviamente di vittoria firmato proprio da Steve McCurry, quindi essendo un fotografo internazionale è anche proprio un qualcosa di bello, no? Da poter ottenere. Poi con i nostri ovviamente giudici locali, tra cui appunto la Bea e ricordiamo ospite speciale anche Stefano Guindani, avremo la possibilità di vincere dei P40. Vediamo che arriva la Bea. Vediamo, 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 ci provo. Ciao da Pavia, intanto salutiamo tutti. Ciao Valeria, è tornata Beatrice. Vediamo se riusciamo a connetterla. Salveremo la diretta, certo, la troverete. Eccola, Vedete? adesso ci senti? Sono dovuto uscire fuori casa praticamente. Allora, aspetta che intanto ti faccio salutare Isabella Lazzini. Eccola. Ciao Bea, Ciao. io ti vedevo e ti sentivo. Ti avevo fatto i complimenti perché stai veramente in forma, devo dire, meravigliosa. Ni, diciamo, ni. Il terzo è complicato, ma Rudy lo sa bene perché è al quarto, quindi io non so se ci arriverò dopo aver fatto questa prova del terzo. L'unica differenza è che diciamo non li ho fatti proprio io fisicamente, voi fate uno sforzo, diciamo così, super ulteriore rispetto a noi. Senti, Bravissimo. allora, intanto c'è un sacco di gente collegata, un sacco di gente che ti Ciao a saluta, che tutti. dice che sei bellissima già adesso, così Grazie. dopo il parto, però sia io che Isabella ci tenevamo a dirti, visto che tu sei il capo, diciamo, categoria di questa parte che si chiama Salve Vita. Salve vita. Questa categoria sta andando particolarmente bene, cioè tanta gente vuole Bene. postare le proprie foto e metterle, diciamo così, al giudizio dei nostri super giudici internazionali. Ci racconti un po' qual è proprio lo scatto che tu personalmente fra i tuoi posteresti come salve vita, visto che insomma ne hai questi anni di battelli? Allora, io credo che la mia salve vita è l'immagine che ho postato oggi attraverso il mio profilo, che è quella di Azzurra che è appena nata. Quindi per me salve vita è una nuova cosa, una nuova emozione che mi rappresenta e ho rappresentato al meglio la mia salve vita. Quindi capo categoria ho messo Azzurrina. Quindi Ah, vedi. Senti, prima di farti parlare con Isabella, volevo dirti che sia tu che Marco, insomma, tutta la famiglia e il sottoscritto compreso, da quando siamo entrati nel mondo di Huawei, in tanti ci chiedono: vi trovate bene? È facile passare a Huawei, il nuovo sistema, le app e tutto. Vuoi raccontare, perché tu sei brava, perché sei semplice e immediata nel raccontare queste cose. Vuoi raccontare com'è stato il tuo passaggio a Huawei, il vostro passaggio anche di famiglia a Huawei? allora, devo dire che è stato semplicissimo, in più i ragazzi di Huawei mi hanno supportato in tutto perché comunque venivo da un altro telefono, quindi devo dire che sembrava molto più complicato, anche adesso che non c'è Google, invece ci troviamo davvero bene. Mi hanno aiutato anche a scaricare le app e devo dire che
ottimo rispetto a chi diceva invece che con Google avevano diversi problemi. Io mi sono trovata davvero bene. In più abbiamo ormai tutti i prodotti di Huawei, perché i bambini, soprattutto in questo smart working, in questa quarantena, hanno dovuto usare dei nuovi prodotti, ovviamente, perché facendo scuola da casa abbiamo dovuto un pochino arrangiarci anche noi Com'è mamme. andata la Quindi devo... scuola a casa, Bea? Ma devo dire che dalle 8 del mattino alle 16 di pomeriggio ero di fianco a mio figlio con il MateBook, quindi il computer di Huawei, e tutto il giorno facevamo call e lezioni. Devo dire che non è stato semplicissimo, ma ce l'abbiamo fatta. Bravi, bravi, bravi. Ma senti, diciamo, il tuo rapporto con la tecnologia, adesso stai provando tantissimi prodotti. Un prodotto che veramente è il tuo preferito in Allora, generale? le FreeBuds per me sono comodissime e soprattutto molto semplici da usare, perché molta gente mi dice che non sono semplici da usare i prodotti Huawei. In realtà li ho riscoperti e devo dire che basta una volta sapere come funzionano e sono facilissimi da usare. Quindi le FreeBuds, che poi noi abbiamo anche, e rosse, perché per San Valentino ce le hanno regalate, devo dire che sono bellissime personalizzate. Scusa, scusa, Che è cos'è questa geloso. storia delle FreeBuds rosse? Vabbè, io e Marchini siamo una coppia, ci hanno regalato le FreeBuds rosse. Non essere geloso, Vero. Ruth. No, scusa, no, no, questa cosa Te non le va bene a te. prestiamo, Rudy. Perché io non ce l'ho? Vabbè, Non comunque. devi chiederla a me. Allora, volevamo sapere il fatto che tanti ti seguano e tanti ti riconoscano anche questa capacità di raccontare la vostra vita. Com'è il tuo rapporto in questi giorni con la fotografia? Com'è il tuo rapporto con l'utilizzo di questi mezzi e il racconto di quello che state vivendo, che è bellissimo? Ma devo dire che ormai la fotografia fa parte della nostra vita, ma come di tutti noi in generale, ormai negli ultimi anni, perché non ci sono più la carta, i fogli da guardare, quindi c'è soltanto la fotografia e credo sia una cosa, un'immagine immediata che puoi vederla in qualsiasi momento, quindi credo che la tecnologia sia un plus in più, una cosa in più nella nostra vita di tutti i giorni e con Huawei è davvero ottima, perché le immagini e le foto sono spettacolari e tu Rudy lo sai, no? Ah, io lo so bene. Diciamo che non ho ancora capito come mai non vengo bello come te nelle foto, ma Però comunque vengono collegato belle. ci sono delle app che puoi scaricare, per Allora, sì, modificare un po'. questo è vero. Però devo dire una cosa che non ho ancora detto, Isabella, lo dico a tutti quelli che ci seguono. Io ho scelto la mia categoria perché anch'io voglio che McCarry veda le mie foto, che tu, che sei il capo giuria della tua categoria, veda le mie foto. Allora, io ho scelto la categoria alla quale parteciperò e, guarda caso, essendo cintura nera di bambini, sceglierò la tua categoria. Vedi? Quindi io Bravissimo. parteciperò nella tua categoria. No, perché ti sentivo un po' di parte, perché nella diretta del Marchini l'altro giorno vi sentivo ed eri dalla parte del Marchini, quindi per me stai facendo un doppio gioco, Rudy. Allora, aspetta, Bea, una cosa importante. Ci stanno scrivendo in tanti come si partecipa. L'abbiamo detto all'inizio della diretta, ma sarebbe importante ripeterlo. Lo faccio dire a Isabella, che quella proprio è la tecnica del pre. Come si partecipa a questo concorso? È super super facile, andate su Huawei Community e lì c'è la possibilità di diciamo fare l'upload delle vostre foto e che poi verranno elaborate e entro il 15 giugno per la categoria della Bea diciamo nomineremo i vincitori locali. Però attenzione perché ovviamente ci sarà la possibilità anche di partecipare al concorso internazionale lì c'è tempo diciamo sino al 21 di luglio, quindi insomma partecipate in tantissimi anche perché adesso qui apro chiudo parentesi, caro Rudy, la Allora. Vera è proprio per la sua categoria con qualche partecipante già in più rispetto al Fantini, quindi qui bisogna dare un po' di sacco. Ecco. No, Speriamo tu che ridi perché la mia parte. questo sì, questo è vero. Allora, visto che poi tra poco chiuderemo questa diretta, intanto, se avete delle domande, è il momento di farle. Su Next Image, su come partecipare, su questa categoria, e tutto quello che vi pare, quello che volete dire. Saluto Ugo che dice P40 Pro, foto fantastiche. Siamo Salutiamo anche, d'accordo. mi sa, Stefano Mindani. Stefano, che Mindani, sì. è in collegamento anche lui.
Bea, Ruti, dicono... qual è il prodotto che ti piace di più a te di Huawei? Sono Qual è il curiosa. Prodotto che ti piace più di Huawei? guarda, fuori dalla diretta, perché detta così magari sembra anche una paraculata, però fuori dalla diretta lo giuro, perché non tanto lo sanno tutti che non riesco a dire palle. Stavo dicendo a Isabella, che è qua accanto a me, e ad Adolfo, che non vedete, ma c'è, Ma c'è? che P40 mi sta dando delle soddisfazioni enormi. Per me è il più bel Huawei mai fatto. Fa proprio la differenza, è un gran bel passo avanti. Senti Bea, Però non... una domanda, siccome comunque tanti vorranno partecipare, no? Che cosa vuoi dare come consiglio per chi appunto parteciperà alla categoria Salve Vita, no? Magari chi non ha figli, no? E comunque può comunque partecipare, no? Secondo me deve rappresentare se stesso, quindi rendere sua un'emozione unica e rappresentarla attraverso un'immagine. Credo sia la cosa migliore e principale di come partecipare al meglio in questo progetto. Senti, ma Bea, una foto che ti è, diciamo, particolarmente memorabile, insomma, che è lì e dici, ok, questa è la foto di sempre. Bah, diciamo che una foto di sempre, io ne ho tante sul mio profilo perché posto sempre tantissime foto, però quella che mi rappresenta di più è quella ovviamente scattata con Huawei P40 Pro di tutti i miei figli, quindi credo che quella sia il massimo della foto che ho scattato perché è rappresentata la mia felicità a 360 gradi, quindi Famiglia. i miei Tra figli. l'altro ti faccio i complimenti perché e qui secondo me puoi anche dare delle lezioni a Rudy perché io vi seguo su TikTok e mi fate morire da ridere. Sì. Rudy, non è semplice. Mio figlio che ha 8 anni ce la fa. Io a volte devo capire qualcosa, quindi immagino che sei in difficoltà, giusto? Guarda, ti dirò, io ecco, forse TikTok è un po' troppo per me, diciamo che è quel limite che non riesco ancora a superare, ma non è mai detto, nella vita. Ho visto che lo fanno ultimamente, lo fanno anche personaggi politici, quindi beh, Eh si può sì. fare anche, e lo fanno anche in modo abbastanza, No, secondo devi me, può farlo avere anche tu. qualcosa in mente. Allora, salutiamo anche alle Bubi Azzurra che stanno scrivendo, perché adesso è scattato il con quale Huawei mi trovo meglio. Adesso hai Ecco. lanciato questo contest. E quindi i commenti stanno andando su questo. Allora, adesso, visto che ho capito che sei competitiva e mi piace questo Abbastanza. Ma nella molto, vita bisogna esserlo, Rudy, se no non si vince mai. a chi lo dici? Allora, volevo dire, fai una call to action pesante perché chi è in ascolto e chi ci segue, posti foto sulla community di Huawei nella tua categoria che deve vincere come quella con più foto postate. Fai tu, Ok. ti lasciamo il tempo, fai tu il tuo lancio, vai. Allora, innanzitutto bisogna sempre stare da parte delle donne. In più credo che Salve No, Rudy, in più Salve credo sia una categoria che ti rappresenta Fantini. C'è il Fantini lì che mi dice: ma cosa stai dicendo? E in più Salve Vita è comunque una categoria in cui ti devi rappresentare al massimo e come vuoi. Quindi ti puoi esprimere a 360 gradi e puoi esprimerti come vuoi, senza limiti. Quindi credo che quasi tutti, anzi tutti, potranno partecipare al meglio. Quindi che vinca la mia categoria. E sono sicura che ci saranno tantissime persone che parteciperanno. Chiudiamo direi con il super sconto. Allora, ci sono sì, due cose, super sconto e poi fermati perché noi siamo a distanza di sicurezza, però è il momento selfie, quindi mettiti in una luce giusta perché dobbiamo fare tipo 4-5 screenshot da selfie, però prima lanciamo il tuo Ok. codice sconto che è importante, anche lì potresti avere la possibilità di battere, diciamo così, chi hai a Assolutamente. casa, che ha avuto un grande successo, devo dire, col suo sconto. Vai. Ok, lo sconto è a Bea Huawei e c'è uno sconto del 10% fino all'11 giugno. Sono stata brava? Top. Ragazzi, secondo me puoi già condurre Sanremo da sola, senza neanche Ma balletto. magari. Ma oh, anche lo screenshot, vi giuro. Ok. Allora, ripetilo anche una volta tu, ma non si sa mai, magari qualcosa è connesso. Assolutamente, codice. Vai, 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 ridillo, ridillo. Dai, ridillo tu, Isa, su, che sei più brava di me. Codice Avea Huawei, 10% di sconto su Huawei Commerce.
Vi ricordo che la prossima settimana, fra 2 settimane, che sarà il quarto appuntamento, quello finale, vi ricordo che ci sarà il mio sconto del 90%. Perché voglio vincere anche lì, capito? 90%, ma lo dico Beh, io poi. facile, no, non è valido. Va bene, allora intanto salutiamo tutti. Stasera hai fatto veramente un boom, c'è un sacco di gente connessa e questo Bene, ci fa molto piacere. saluto Momento. tutti. Iscritto. Com'è? Ah, Rudy, ti vuole salutare Ale. Il mio amico, tu sì che vales. No, guarda, lo conosco lui, lo conosco, è Rudy, l'altra sera, e dico sì, è Rudy. Il mio amico, un giorno poi lo porto in televisione con me lui. Allora, il momento del selfie, prima con Isabella, poi con me. Ah, ok, se parli, Scatti tu? ok. Scatta, chi scatta? No, scattiamo noi, scattiamo noi. Fai lo Scattate striscio. voi, sì. Vai, 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 vai. Dai, Fai ci da te. pensa Adolfo. Se poi diventa tutto buio, sapete il colpo di Adolfo. A Ma voi te. avete una luce bellissima, voi lì. Com'è? Avete una luce bellissima voi lì, che vi spara in faccia, venite È benissimo, ci credo. un segreto, non si può dire. Vai, Avete la lampada, lo so. pronti? Vai. Ok. Eccola qua, grande. Adesso la faccio io, eh? Con Aspetta, te aspetta, verrà con aspetta. gli occhi chiusi sicuramente, No, guarda, eh. verrà bene, l'unica cosa, non devo tagliarmi i capelli nella testa. Guarda dritta, eh? Bea, guarda Sì. dritta. Avvicinati, un po' più No, in prima. non prendermi in giro perché non c'è. Guarda che sono furba io, eh. Adesso fa cadere la lampada. Allora, grazie Beatrice, mi Grazie a voi. raccomando, partecipate numerosi, fate vincere Beatrice, visto che le volete Eh così sì. bene per la sua categoria. Basta avere uno smartphone Huawei, scattare una foto, la categoria è Salve Vita, postarla sulla community e c'è la possibilità di vincere dei premi pazzeschi. Beatrice, un saluto a tutta la Grazie. famiglia. A voi, ciao Isa, grazie di tutto. Ciao Rudy. Ciao, ciao, Grazie. ciao, ciao a tutti. Grazie a voi, ciao. Ciao.